Bene, grazie Presidente. E iniziamo con il primo momento di moderazione di questa 2 giorni e invito sul palco, ringraziandolo, il Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Grazie Ministro. E ovviamente il nostro compagno di viaggio, direi così, che continua ad essere sempre presente, lo ringraziamo. Bruno Vespa. Buongiorno a tutti, buongiorno Ministro, noi siamo Buongiorno. visti nella sua vita precedente. Sì, ci siamo visti diverse volte nella Sì, vita precedente. beh, lei è un uomo fortunato perché è riuscito a guardare allo stesso spettacolo dai due lati, Sì. dal palco e dalla platea. Che differenza c'è? Ma c'è una differenza importante, nel senso che dal lato, diciamo, come rettore e come docente universitario, ho chiesto molto al paese, al governo, perché chiaramente noi abbiamo sempre percepito un'attenzione non sufficiente ai temi della ricerca e dell'università, che è un tema, insomma, è uno dei grandi problemi del nostro paese. Andando dall'altro lato mi sono accorto che spesso oltre al tema della volontà politica c'è anche un tema di regole e burocrazia di un paese che è veramente bloccato forse da una stratificazione che è diventata in molti casi insostenibile e che avrebbe bisogno di riforme profonde per farlo muovere in maniera molto più Cioè si è veloce. accorto di aver chiesto troppo prima. No, mi sono accorto di aver chiesto il giusto, ma che dare una risposta non è facile. Che nel senso che oltre alla volontà politica io penso che l'Italia abbia bisogno veramente di un grande intervento di semplificazione e di velocizzazione delle decisioni. Spesso si decide ma poi c'è difficoltà a Qual è trasformarle la in difficoltà fatti. principale che Ma avrà? io credo che ci siano troppe regole e che spesso poi ci siano anche troppi controlli preventivi, quindi questo fa sì che alla fine la filiera della decisione diventa molto lunga e tra quando si decide e poi quando i risultati arrivano poi agli operatori, ai cittadini, agli imprenditori, i tempi si allungano a dismisura. Nel campo suo, quali sono questi eccessivi controlli preventivi? Ma io, diciamo, le università negli ultimi anni hanno fatto molti passi in avanti perché chiaramente ci sono stati processi di valutazione molto più severi, ci sono stati processi di accreditamento e questo è stato un processo molto utile perché ha fatto aumentare la qualità media delle università italiane. Però ha introdotto anche tutta una serie di vincoli burocratici che spesso rendono i tempi della risposta lunghi e visto che l'università e la ricerca è uno dei settori globali, perché chiaramente noi diciamo, il mondo della ricerca e dell'università compete in uno scenario globale, quando i tempi della Germania, della Francia o degli Stati Uniti sono la metà o un quarto dei nostri, questo significa che si perde vantaggio competitivo. E Quali questo, sono? Può fare un esempio di un punto sì. che l'ha Ma per esempio noi sorpresa oggi, per no, stabilire? io su questo diciamo, io già lo conoscevo, ma oggi per esempio quando noi decidiamo di attribuire per esempio delle risorse, ci sono tutta una serie poi di passaggi che passano per tutti gli organi di controllo, che vanno dagli organi di controllo del Ministero dell'Economia alla Corte dei Conti, tutta una serie di controlli preventivi che spesso durano mesi. E questo sicuramente fa sì che molte decisioni siano sicuramente ovviamente vagliate da tutte quelle che sono le competenze, diciamo, necessarie, però è anche vero che forse dovremmo passare più verso dei controlli ex post, dei controlli ex Infatti. ante, in maniera tale che poi si misurino più i risultati E che negli altri aspettiamo. paesi, quelli che ha citato prima, che succede? Là, diciamo, c'è molta più autonomia, c'è molta più libertà nell'uso delle risorse, ci sono controlli molto severi, ex post e anche punizioni molto severe e quindi alla fine quando si decide una cosa poi si riesce a fare in pochi giorni, in poche settimane. Spesso in Italia questo non avviene, poi devo dire il settore della ricerca che è uno dei settori che deve avere la maggiore dinamicità, spesso è assimilato a regole che sono tipiche della pubblica amministrazione e che sono chiaramente incompatibili con uno scenario che cambia con grandissima velocità, se si deve comprare uno strumento, se si deve comprare un reagente, se si deve partecipare a una competizione internazionale, bisogna decidere in pochi giorni, a volte in poche ore. In Italia questo è difficile farlo. Allora, in attesa della grande riforma, con le iniziali maiuscole, Sì. lei può fare una
riformetta, nel senso può chiedere che vengano proprio per la celerità che viene richiesta alla ricerca, che vengano intanto accelerati ed eliminati questi controlli preventivi. Noi abbiamo chiesto e stiamo lavorando un po' in questa direzione di avere, diciamo, un'università e una ricerca che ho definito diversamente pubblica, nel senso che ovviamente bisogna seguire quelle che sono ovviamente le regole di controllo e di trasparenza, ma fare in modo che tutta una serie di procedure possano essere accelerate e semplificate, e già nel decreto semplificazione alcune di queste norme sono state introdotte, e fare in modo che ci sia una maggiore velocità nell'attuazione, soprattutto per quelle che sono le risorse che vengono acquisite in scenari competitivi come sono i grandi progetti europei. Noi adesso abbiamo la sfida del recovery fund e di queste risorse che mi auguro arriveranno dall'Europa. La grande sfida non è solo ricevere le risorse, la grande sfida è anche spenderle bene, ma anche in tempi giusti. Sì, il nostro problema è che quando ci arrivano i soldi poi non riusciamo a spenderli, questo è il punto, insomma. Quindi se voi in attesa, siccome i soldi del recovery fund, a quanto ho capito, prima di un anno fisicamente, cioè in tasca non ci arrivano, no. Se ci va bene. E approfittate, posso permettermi questo periodo intanto per renderli spendibili, perché sennò poi arrivano, poi però non potete spenderli. Perché... Non solo, ma poi penso che arrivino, adesso non conosciamo ancora le regole, a rendicontazione, quindi arriveranno dopo che noi li abbiamo spesi, quindi significa che noi dobbiamo dimostrare la capacità di spenderli per averli. Senta, noi continuiamo ad avere il minor numero di laureati e questa è una costante che non è drammatica, che non riusciamo a toglierci di dosso. Perché? Poi ci sono tre aspetti che, perché se noi ci confrontiamo ai grandi paesi europei. Allora, in primo luogo c'è una scarsità di offerta della formazione superiore, cioè noi immaginiamo oggi che noi in Italia abbiamo l'università, cioè noi immaginiamo il corso di laurea. Quando parliamo di laureati a livello internazionale si parla di formazione terziaria, quindi c'è tutto il tema della formazione più professionalizzante che riguarda quindi le lauree professionalizzanti, gli ITS, cioè quello che noi oggi chiamiamo in Italia così e che oggi riguarda poche migliaia di studenti. Se guardiamo alla Germania o alla Francia sono 700-800 mila gli studenti in questo campo della formazione maggiormente professionalizzante, e questo è un tema molto importante. Che intende per maggiormente professionalizzante? Significa una formazione non teorica, poco teorica, molto pratica, che è molto mirata ad imparare a perfezionare le proprie competenze professionali. Quindi è quello che in Germania sono le cosiddette famose scuole. C'è un rapporto tra l'università e l'industria. E che queste sono tutte realtà che vedono una stretta connessione tra il mondo dell'università e il mondo dell'impresa, guardando sia all'industria ma anche al mondo dei servizi. Oggi il mondo dei servizi è un pezzo importantissimo per l'innovazione, l'evoluzione tecnologica. Il mondo dei servizi è uno di quelli che è maggiormente investito sia dalla transizione digitale che dalla transizione, diciamo, ambientale. Ministro, scusi, lei sa benissimo questo problema è in piedi da decenni. Sì. Abbiamo fatto dibattiti, nella mia giovinezza ho fatto dibattiti su questo. Sì. E come mai siamo ancora qua? Adesso noi stiamo facilitando poi proprio questo percorso, proprio perché con una facilitazione di tutti questi percorsi, ci auguriamo anche con un'incentivazione finanziaria di questi percorsi, anche per rafforzare questa connessione tra mondo dell'impresa e mondo dell'università, anche in questi ambiti formativi. Già ci sono degli esempi molto importanti che debbono essere maggiormente ampliati e organizzati a livello nazionale. C'è poi un altro tema, che è anche un tema molto importante, che è il tema del diritto allo studio. Cioè il sostegno all'accesso all'università, il numero di borse di studio, il numero della residenzialità universitaria. I paesi, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, investono molto in questo campo. Noi negli anni passati abbiamo investito poco, adesso nell'ultimo intervento che abbiamo fatto nell'ultimo decreto che è stato fatto c'è stato un investimento importante in questo settore, non sufficiente a compensare quelli che sono un po' il deficit che noi abbiamo in questo campo, però un primo segnale per avvicinare gli studenti all'università. E poi c'è un terzo tema, che è il tema dell'impresa. Oggi noi abbiamo un sistema che è fatto spesso di piccole e piccolissime imprese e che tendono a non assumere personale che abbia
un livello di qualificazione professionale alto, cioè il numero di laureati che assumono, per esempio persone che hanno addirittura il dottorato di ricerca, è molto difficile che una piccolissima impresa li assuma. Questo perché non può permetterselo? Anche per un problema un po' culturale, cioè diciamo tutti gli indicatori ci dicono che la percentuale di laureati assunti dalle piccole e piccolissime imprese è molto bassa se ci confrontiamo con le grandi imprese. Anche perché spesso c'è la paura che poi, diciamo, o la preoccupazione che praticamente che il laureato possa avere delle aspettative molto grandi, che in una piccola impresa a volte questo non è possibile realizzare. È la piccola impresa che non vuole il laureato o il laureato che si sente stretto nella piccola impresa? La cosa avviene da entrambi i lati. E questo, io penso che questo sia un altro tema, perché noi dobbiamo aumentare il livello di qualificazione della forza lavoro, e questo è un tema molto importante, perché il primo fattore di competitività di un'impresa è il livello di qualificazione dei propri dipendenti, e questo sicuramente è opportuno anche incentivare l'assunzione di persone che abbiano un titolo di studio elevato, come avviene in tutte le parti del mondo. Lei, quando parli di diritto allo studio, si riferisce alla necessità di mettere anche i ragazzi economicamente più deboli di studiare? E questo è il tema reale. Noi abbiamo ovviamente un grande divario anche, diciamo, dal punto di vista del reddito in Italia. Questo fa sì che chi viene da famiglie a reddito molto debole, se non viene sostenuto, ha difficoltà a poter accedere all'università. Però noi abbiamo le tasse più basse, quasi più basse del mondo. E questo non è così, perché lei deve considerare che la Germania è un paese dove le tasse universitarie sono più basse che in Italia. Noi abbiamo le tasse più basse rispetto ai paesi di matrice anglosassone, cioè l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che sono paesi dove l'università è un'università che si regge essenzialmente sulle tasse degli studenti. Ma se ci confrontiamo con la Francia, con la Germania, noi abbiamo una tassazione che è mediamente più alta, pur avendo un reddito più basso, proprio sì, perché c'è poco sostegno alle fasce deboli. Lei è uomo del Sud. Perché il rendimento scolastico nel Sud, salvo isole che ci stanno dappertutto, è così più basso? Allora guardi che la misura che noi facciamo del rendimento scolastico è una misura media del rendimento scolastico. E il Sud è caratterizzato da una caratteristica che ho misurato anche quando ero rettore, per esempio valutando la performance dei ragazzi che accedono ai nostri corsi di laurea facendo dei test, e che quindi sono uguali a quelli che vengono fatti negli altri paesi, nelle altre regioni d'Italia. Se prendiamo la fascia dei più bravi, i più bravi ragazzi del Sud sono perlomeno bravi quanto quelli del Nord, in alcuni casi anche più bravi, cioè hanno delle performance migliori. Se guardiamo la qualità media, quindi la media che facciamo tra tutti, invece scendiamo, perché abbiamo vaste aree del territorio, e questo è un po' a macchia di leopardo in tutto il Sud, dove diciamo il rendimento scolastico è molto basso. Questo è legato a problemi di marginalità sociale, a problemi di infrastrutture scadenti e a volte anche a problemi di offerta, che non sempre è un'offerta qualificata. Quindi per poter alzare il livello medio della formazione al Sud, noi dobbiamo fare un intervento molto importante, soprattutto nelle aree più deboli, che sono tante nel Mezzogiorno, nelle periferie, nelle aree più disagiate, perché sono quelle che contribuiscono in maniera determinante ad abbassare il valore medio delle persone. Però quello che lei dice è coerente, anche se noi guardiamo gli uomini di successo del mondo, la maggior parte sono meridionali. Perciò. Cioè la testa dei meridionali, adesso non voglio fare gaffe, andiamo a vedere le individualità, abbiamo delle teste. Tutti i numeri ci dicono questo. Se si analizza il dato che noi prendiamo, per esempio, dei dati OCSE PISA, quelli lì che misurano il rendimento scolastico, ci dicono che il rendimento scolastico medio nel Sud è drammaticamente più basso che al Nord, però poi se andiamo a vedere le singolarità sono eccellenti, quindi proprio che cosa che testimonia quello che lei dice. Molti i suoi colleghi o ex colleghi, professor, lei pensa di tornare all'università una volta? Mi auguro di tornare, la cosa che più mi manca è che non posso andare a insegnare, andare nel mio laboratorio. Il Covid della politica non l'ha toccata no, ancora. Assolutamente no. E le auguro che non la tocchi, il suo bene. Ma molti suoi colleghi si lamentano del livello con il quale i ragazzi arrivano all'università. Cioè arrivano dei ragazzi che fanno degli errori che dovrebbero essere corretti,
Sì, questo, prima della scuola media. Ma questo diciamo un po' si collega un po' a quello che dicevamo prima, cioè al tema diciamo, della qualità media della formazione, di tutta la filiera formativa, nel senso che spesso diciamo, ovviamente la debolezza che abbiamo come formazione sia nelle materie letterarie che nelle materie nella matematica essenzialmente, perché noi abbiamo un grande deficit sulla matematica in tutta Italia e soprattutto nel Mezzogiorno. Poi abbiamo eccellenze in matematica. Poi abbiamo eccellenze, abbiamo tra i più grandi matematici Infatti. Del mondo, questo proprio a testimoniare questo problema, che noi non dobbiamo confondere diciamo, la qualità diciamo, dei pochi con quello che è il problema della media. Oggi il vero problema dell'Italia è la media, cioè noi dobbiamo lavorare per andare sulla media, far salire la media. Spesso ovviamente questo deficit formativo poi si paga anche all'università. Questo ci determina un altro effetto, che è un effetto molto italiano, che è l'abbandono universitario. Noi abbiamo la percentuale più alta in Europa di ragazzi che... Noi abbiamo pochi ragazzi che si iscrivono all'università, ma la percentuale più alta di ragazzi che si iscrivono all'università e abbandonano il primo anno. Questo o perché hanno fatto delle scelte sbagliate o perché poi hanno delle competenze di base non sufficienti per affrontare l'università. Su questo bisogna molto lavorare sul raccordo scuola-università per fare in modo che, diciamo, che questo gap venga superato prima di accedere ai corsi universitari. Senta, io ho fatto molte campagne anche litigando con il mio amico De Masi, perché ho invitato sempre i ragazzi a non fare facoltà inutili, come per esempio scienza della comunicazione, che secondo me, cioè, voi riuscite ad orientare i ragazzi verso delle facoltà che poi producano lavoro e non disoccupazione e frustrazione? Ma oggi diciamo c'è una tendenza dei ragazzi a scegliere l'università molto, anche in funzione, in maniera sempre più preminente, in funzione di quelli che sono gli sbocchi occupazionali. E quindi c'è una maggiore iscrizione per esempio a quelli che noi chiamiamo le aree STEM, che sarebbe Science, Technology, Engineering e Mathematics. C'è questa sensibilità. Però il tema che io insomma che mi sta a cuore, pure lo dico da ingegnere, quindi non da umanista, è che noi non dobbiamo immaginare le facoltà, diciamo le aree umanistiche, come delle aree a bassa capacità di trovare lavoro, a seconda di come noi consideriamo le competenze che noi diamo. Se noi guardiamo gli altri paesi, gli Stati Uniti, i laureati in filosofia sono quelli che fanno la gestione del personale nelle aziende. Cioè noi abbiamo spesso un'associazione delle facoltà umanistiche a quelli che sono i mestieri, le attività tradizionali. Se noi riuscissimo a maggiormente innovarle, anche mettendo all'interno contenuti digitali, quello che noi stiamo cercando di fare, questo darebbe nuove prospettive. E a quel punto diciamo anche il gap occupazionale in questi campi si potrebbe superare. Abbiamo bisogno di un po' di innovazione, abbiamo una visione delle scienze umane e sociali un po' diciamo vecchia, un po' legata a vecchi sbocchi, a vecchi saperi, mentre noi dovremmo fare in modo che invece ci sia innovazione in tutti i settori. Il digitale impatta moltissimo per esempio sui settori, anche quelli della comunicazione. Un esperto in comunicazione con grandi competenze digitali... No, figuriamoci, insomma, sarebbe grave che io non dicessi quanto sia importante, soltanto che abbiamo una offerta largamente superiore alla domanda. Questo maggiore selezione, maggiore capacità di indirizzare aiuta. Venendo un momento al tema di questi giorni, noi abbiamo un deficit storico negli stanziamenti per la ricerca. Sì. Quanti soldi pensa di poter ottenere da un'ondata che ci sta arrivando? Allora guardi che diciamo noi nell'ultimo decreto rilancio abbiamo già dato un finanziamento, abbiamo avuto un finanziamento di 1.400.000.000, che è un finanziamento importante per il mondo della ricerca, considerando che tutto il sistema del... Su un totale della ricerca quanto spendiamo? Allora noi oggi per esempio sull'università noi spendiamo all'incirca 8 miliardi all'anno. Quindi mettere un miliardo, 20% in 20% più. In più, che significa che è parecchio. Ovviamente noi abbiamo un gap da su, perché noi oggi dovremmo avere un finanziamento in Italia che è all'incirca il doppio di quello che abbiamo per entrare in una dimensione più europea. Quindi io mi auguro che già dal Recovery Fund noi siamo in grado di poter recuperare qualche miliardo di investimento, perché questo ci consentirebbe sicuramente di raggiungere uno degli obiettivi che l'Europa ci dà, avere più laureati, più competenze digitali, più competenze ambientali, perché questo significa dare più competitività non solo al Paese ma anche al nostro sistema produttivo. Lei ha visto con quanto entusiasmo Guido Grimaldi ha parlato dell'innovazione, integrazione, l'intermodalità. Ecco, riusciamo a dare
a questo settore delle energie nuove? Sì, io credo che il settore del trasporto e della logistica è uno dei settori chiave per lo sviluppo del paese ed è anche uno dei, diciamo, dei settori che, su cui l'innovazione impatta di più. Noi spesso, diciamo, immaginiamo che, diciamo, i non addetti ai lavori immaginano che la grande innovazione sia mandare, diciamo, un satellite nello spazio, che è sicuramente una cosa molto importante, però alla fine l'innovazione diffusa è quella che cambia la società. Quindi avere un'integrazione, una forte spinta sul digitale, avere una grande spinta sulla transizione green, oggi c'è il grande tema della nuova propulsione, prima Guido Grimaldi lo ricordava, la necessità di avere una propulsione pulita, per esempio, che è un tema fondamentale. C'è tutto il tema dell'integrazione digitale delle filiere logistiche, oggi, che significa cambiare fortemente anche le modalità di accesso dei clienti intermedi, ma anche del cliente finale all'acquisto. Cioè, oggi parlare di innovazione tecnologica nelle filiere ad alto valore aggiunto significa parlare dell'integrazione con l'innovazione nei trasporti e nella logistica. Ad esempio, nel nuovo piano nazionale di ricerca su cui noi stiamo lavorando e che vareremo, entro l'estate, questo tema è toccato, cioè quanto noi abbiamo la necessità oggi di fare un'innovazione tecnologica che sia un'integrazione di filiera, non un'innovazione di piccoli pezzi, perché solo in questa maniera si riesce a lavorare su dei processi di integrazione che oggi sono determinanti per avere competitività. Quando lei ordina qualcosa da casa, Amazon, dietro Amazon ci sono i produttori, ma ci sono i trasportatori. Noi guardiamo solamente la piattaforma che pensiamo che quello è un lavoro degli informatici, ma gli informatici fanno la piattaforma. Il prodotto a casa sua arriva perché ci sta un sistema che glielo porta. E poi voglio anche portare una testimonianza, perché mi fa piacere farlo in questa occasione. Si diceva nel filmato che nei momenti di grande difficoltà, e lei lo sa bene, direttore, che di momenti di difficoltà ne abbiamo passati tanti in questo periodo dell'emergenza, che ci auguriamo che possa passare più rapidamente possibile, il trasporto è stato uno dei settori che maggiormente ha dato un contributo alla sicurezza del paese. L'ha fatto con grande generosità, con grande passione. Ho dovuto gestire, tra i tanti problemi, il rientro dei... Ma non è stato premiato dal governo, curiosamente. Questa è una maledizione. Questo settore è stato trascurato. Cioè, non c'è niente. È stato trascurato, ma infatti io ne parlavamo prima. Questo, penso che, ma io sono convinta che la ministra De Micheli, che ha grande sensibilità sull'argomento, sicuramente nel suo intervento di domani, in quello che dirà, darà giusta attenzione alle richieste che sono state fatte. Anch'io le sosterrò nel mio ambito, perché volevo portare proprio questa testimonianza. Quando io ho avuto il grande problema di far rientrare in Italia i nostri studenti Erasmus, che improvvisamente si sono trovati dispersi nel mondo e in Europa, bloccati dal blocco del traffico aereo, per far ritornare i grandi ragazzi che erano in Spagna, dove avevamo la comunità più grande, 14.000 studenti. Il contributo che ha dato il trasporto marittimo in quell'occasione è stato un contributo straordinario. Devo dire, sono stati gli unici a garantire il collegamento con l'Italia, a farlo in sicurezza, hanno portato i nostri ragazzi a casa. Questo credo che sia la testimonianza concreta di quanto questo settore sia importante. Grazie Ministro, buon lavoro. Grazie a lei.